enough to start a war. All that I have is on the floor. La particolarità di questo evento è lo scopo per il quale è stata fatta. Questo è una conciliazione tra moda e eccellenza della moda made in Sicily e quello che un po' ci riguarda, riguarda le nostre tradizioni, tradizioni legate alla terra siciliana, appunto il matrimonio. Come noi sappiamo, la Sicilia è ricca di storia, tradizioni, infatti abbiamo scelto una location come Cefalù, che è appunto definita la perla del Tirreno. Quello che ci differenzia dalle altre manifestazioni è appunto conciliare la moda e l'eccellenza del Made in Sicily in un contesto wedding. Parliamo di un evento, di una fiera sposi della durata di 3 giorni, dove comunque ci sono tantissimi espositori per quanto riguarda il mondo della casa e degli sposi, e niente, è tutt'altra cosa, certo, è molto più impegnativo rispetto a comunque a una sfilata di moda, perché qui comunque c'è tutta l'organizzazione degli spazi espositivi e insomma l'organizzazione della sfilata e tante altre cose. Tradizione e modernità. Abbiamo cercato un attimino in questa fiera di... Allora, io non la definisco nemmeno una fiera perché non mi piace definirla fiera, ma l'abbiamo definita il salotto degli sposi. E quindi abbiamo cercato un attimino di abbinare la tradizione, quindi il matrimonio, la sposa e tutto quello che comporta un po' il mondo degli sposi con l'innovazione. L'innovazione, quindi un po' la tecnologia, un po' tutte le nuove cose che sono in uso in questi ultimi anni, ecco. Non può mancare tra le tante eccellenze, per quanto riguarda la moda abbiamo un nome di spicco tra i vari stilisti. Sì, lui ormai fa parte della famiglia Vogue Model Sicily ed è Antongelo Grande, che per la quarta volta viene a sfilare per noi. E noi siamo sempre orgogliosi, siamo fieri di averlo tra i nostri ospiti, perché oltre ad essere uno stilista importante, sono un nome dell'alta moda italiana e comunque un nostro amico, è l'amico della Vogue Model Sicily. E quindi tutte le volte che lo chiamiamo lui è sempre disponibile per tutte le volte. L'alta moda e le spose taggate Anton Giulio, la caratteristica delle tue spose e della tua alta moda in generale? Ma caratteristica, femminilità, parola d'ordine assolutamente, sensualità, mai ostentazione, mai volgarità, però una donna deve essere femminile, vestire di sexy glamour a tutte le ore del giorno e della notte e perché no anche nel momento in cui ci si sposa. Va bene una piccola dose di romanticismo, però mai una donna deve rinunciare alla femminilità anche di fronte ad un altare. Le giornate di oggi dedicate appunto al matrimonio hanno visto qui la tua presenza, l'importanza della sfilata di oggi? Ma l'importanza è dare un messaggio a tutte le ragazze che vogliono sposarsi, dare un messaggio insomma di una proposta di come deve essere appunto il giorno del sì, con delle proposte di abiti, anche di look, di tendenze, perché insomma anche nell'abito da sposa ci vuole anche la tendenza e la moda. Io sono per le cose classiche, per le cose romantiche, però anche degli abiti attuali che facciano sentire le ragazze non pompose, ma come se indossassero un abito qualunque, come lo indossano per andare a fare una serata solitamente.